Un altro impegno di Edoardo, un impegno nella divulgazione è legato alla casa editrice di Marina Zanazzo Corte del Fontego. E per un decennio, dal 2005, si formò un sodalizio tra Edoardo, Marina, in cui poi venni risucchiata anch'io, nel nome della casa editrice che lei si era immaginata e che aveva fondato. Un'esperienza editoriale, però anche di battaglia, se pensiamo che l'ultimo incontro pubblico, come ti ricorderai, Ilaria, venne organizzato da Edinburgh, Corte del Fontego, Italia Nostra Assieme, il 12 maggio 2015, alla vigilia del voto per il comune e alla presenza dei candidati sindaco. Il titolo era La presa di Venezia, e cioè lo stillicidio delle alienazioni che sottraggono ai cittadini luoghi di alto valore identitario e quindi identità. L'auspicio era di un'amministrazione più lungimirante delle precedenti, che consentisse di scendere dalle barricate. Ci siamo invece stati, rimasti e ci resteremo anche per i prossimi 5 anni e sicuramente assieme ad Edinburgh. Prima a nascere nella casa editrice fu la collana Voci sulla città, che, come diceva Edoardo, non è una collana di urbanistica, è una collana sulla città vista da molteplici punti, una confluenza di discipline, di voci diverse. E la nuova casa editrice offrì a Edoardo la possibilità di fare con sistema quel che spesso aveva sognato di realizzare, far diventare l'urbanistica un sapere alla portata di tutti, soprattutto dei più giovani. L'urbanistica, diceva, un modo corretto di vivere e trasformare la città, non vince se non diventa un sapere diffuso, radicato fin dai primi gradi di apprendimento. Alla presentazione della casa editrice del primo libro edito, in questo caso riedito, La città e il suolo urbano, di Hans Bernoulli, cui lui teneva particolarmente a Roma nel dicembre del 2006, Edoardo disse: lo sforzo da compiere è soprattutto nella direzione dell'informazione e della formazione delle coscienze, soprattutto dei più giovani, soprattutto di quanti sono lontani dal mestiere dell'urbanista. E noi urbanisti dobbiamo imparare a parlare chiaro, a raccontare le nostre storie con un linguaggio che sia comprensibile a tutti. Marina Zanazzo ed io stiamo lavorando in questa direzione col libro che si chiamerà Ma dove vivi? E avrà l'ambizioso sottotitolo La città, l'urbanistica e la pianificazione spiegate in modo chiaro. E questo è il libro. È uscito nel 2007 e nel libro Edoardo spiega in modo magistrale e semplicissimo, così come si era prefisso, che cos'è la città. La città è la casa della società. Ma in che modo, si domanda, la società partecipa alla costruzione della sua casa? L'obiettivo essenziale di questo libro è aiutare chi vive nella città a comprenderla per concorrere a trasformarla. Marina con Edoardo fece uscire in pochi anni molti testi rieditati e nuovi, libri introvabili e riflessioni inedite importanti come l'esemplare Lezioni di piano, cui entrambi tennero moltissimo. Libri per conoscere il passato, come dicevano loro, comprendere il presente e preparare il futuro. Libri tutti, come scrisse Ezio De Lucia, che restituiscono il gusto del pensiero indipendente. A un certo punto Edoardo disse a Marina: peccato che fai solo libri grandi, sarebbe utilissimo per la città pubblicare il materiale che ho assemblato in un breve saggio sullo scandalo avvenuto al Lido. Suggerimento immediatamente colto. E così nacquero i fortunati libretti della seconda collana, Occhi aperti su Venezia. E il testo di Edoardo divenne nel 2011 lo scandalo del Lido. 42 libretti ora in parte esauriti hanno informato molti, indirizzati come sono, a un pubblico non distratto, appassionato e non solo veneziano. Un logo giudicato da qualcuno un po' inquietante, ma che Marina difendeva, un'immagine dell'enciclopedia di un occhio malato che un bisturi si appresta a risanare. E questa era l'ambizione dell'editrice, risanare la visione della città di Venezia e anche della laguna. Voci
sulla città e occhi aperti. Voci e occhi di esperti per comprendere e far comprendere l'urbanistica, la città per antonomasia, Venezia, che Edoardo aveva scelto, e la laguna, consustanziale alla città, ma quasi trasparente, se non per essere sfruttata come merce. Edoardo per la collana scrisse nel 2011 un testo fondamentale nella sua profonda semplicità. La laguna di Venezia, il governo di un sistema complesso. E credo che ogni amministratore dovrebbe leggerlo per imparare in pochi minuti, senza perdere tempo, come le riduzioni per gli amministratori dell'IPCC, cos'è la laguna. Interessanti le citazioni nelle pochissime note che costituiscono la bibliografia essenziale minima. Scano, bevi l'acqua, l'imprescindibile ripristino, conservazione e uso dell'ecosistema lagunare dell'82 e anche il vecchio sito di Italia Nostra, il cui valore non era che nel tentativo di divulgare saperi consolidati. Una dote che invece Edoardo incarnava in assoluto. Come diceva Giorgio Todde, la divulgazione è un compito riservato ai saggi, i quali possiedono la conoscenza in un grado così elevato da raggiungere la semplicità. In queste brevi paginette, Edoardo raggiunge l'apoteosi della semplicità e della chiarezza, spiega cos'è una laguna, narra la storia di questa laguna, l'evoluzione secondo le leggi naturali e gli interventi degli uomini. La chiamava il nido della Serenissima. L'accidente di natura diventato sistema permanente, e in queste due parole sta tutta la scommessa di Venezia e della sua laguna. Come diceva Edoardo, realizzare questo miracolo, il sistema permanente, significava sottoporre la laguna a un governo minuzioso, fondato sulla quotidianità dell'intervento, sulla continuità della vigilanza. Un sogno. Poi la caduta della Repubblica e la fine del governo unitario. Ma Edoardo spiega la decadenza della laguna in un contesto più ampio. La sua è una lettura globale. Scrive: l'avvento e il trionfo del sistema economico-sociale badato sul modo capitalistico della produzione e sull'affermarsi della borghesia avevano introdotto e tendenzialmente generalizzato modi del tutto nuovi di governare i rapporti fra gli uomini e quelli degli uomini con la natura e il mondo circostante. E lo Stato, a Venezia un tempo garante di un equilibrato rapporto tra uomo e ambiente, era diventato in ogni paese d'Europa strumento per l'affermazione di una borghesia capitalistica nella concorrenza feroce con quella di ogni altra nazione, per l'impossessamento di ambienti diversi, di nature diverse da sfruttare, trasformare, alienare. Dopo il disastro del 66, tuttavia, si fa strada una nuova consapevolezza, o meglio, si riassume forse una prospettiva antica e si ricomincia a comprendere, come dice Edoardo, che la laguna era un sistema e come tale doveva essere trattato. Tuttavia questa visione sistemica, tanto cara alla Repubblica di Edoardo, purtroppo, nonostante le leggi speciali che rimangono inapplicate, non riesce a vincere sulla visione ingegneristica e settoriale e affaristica. Lo vediamo anche oggi con il decreto legge che istituisce l'autorità per la laguna. Esiste un'altra prospettiva, si interroga Edoardo in chiusura del libretto. Esiste solo se si modifica il rapporto tra natura e tecnica, tra conservazione e trasformazione, tra passato e futuro. Cioè lui diceva di rovesciare le visioni consolidate, Venezia, vedere Venezia e la laguna come patrimonio, non come risorsa, come bene e occasione di lavoro qualificato e non come merce. Perché, scrive Edoardo, Venezia e la sua laguna sono un modello equilibrato di rapporto tra lavoro e natura, tra storia e natura, tra cultura e natura, tra conservazione e trasformazione. Un deposito di insegnamenti da proporre al mondo intero,
perché il rapporto tra ambiente e lavoro è un tema centrale in tutto il mondo. E terzo, un patrimonio che richiede un'enorme applicazione di lavoro per essere restaurata, mantenuta, studiata, raccontata, presentata a chi vuole conoscerla nei suoi mille spessori. In un mondo, cioè, che cerca di ristabilire un equilibrio, un rapporto equilibrato fra l'esigenza degli uomini e quella delle forze della natura, l'insegnamento che potrebbe venire da questo luogo, dice Dorado, è incomparabile. E questa è la strada forse per la rinascita del nido di Venezia, essere trasformata, come dice lui, in un laboratorio di ricerca e sperimentazione. Ed egli immagina un grande progetto pubblico, un New Deal rooseveltiano per Venezia. Questo forse è lo slogan, dice, che si potrebbe e occorrerebbe lanciare. E che oggi potrebbe essere possibile, forse, grazie al New Deal europeo, se ci crediamo. Che ne è di questo prezioso libretto che dovrebbe essere letto nelle scuole, ed è letto nelle scuole, e della casa editrice dopo la scomparsa di Marina e di Edoardo? Ho avuto l'incoscienza di riaprirla grazie all'aiuto della famiglia di Marina e degli amici autori. Volevo riaprire la collana dei libretti con un testo su Venezia, ma non è stato possibile, quindi ripartirò con un libretto che tenta di spiegare a tutti uno dei più aggrovigliati e difficili problemi del Mose, la risonanza, e con un testo sul Caranto, il suolo pleistocenico che regge Venezia. Ma già in bozze è un libro grande, offerto a Marina, certo anche a Edoardo, da Tommaso Montanari con Gino Famiglietti, un testo impegnativo dedicato ai giovani funzionari storici dell'arte. Anche per questo a Marina e Edoardo sicuramente sarebbe piaciuto.